tutta Napoli. Poi torniamo dall'altra nostra derbina. Proviamo a sentirci stavolta. Buonasera Giampaolo. Giampaolo, mi senti? Sì, ti sento. Ecco, allora dicevi, anzi dicevo, l'ho introdotto io prima il discorso, questa sentenza che riguarda il Napoli è la dichiarazione di morte della giustizia sportiva. Ci puoi spiegare il tuo punto di vista? Allora, è molto semplice. Questa è una sentenza che passerà alla storia del calcio italiano. È una sentenza epocale perché il cardine di quella che è stata fino ad ora tutta l'architettura della giustizia sportiva, cioè la responsabilità oggettiva, viene da allora in poi a cadere. E questo del caso di Giannello, il caso del Napoli, era un caso classico e semplicissimo. Cioè, la giustizia sportiva, come è stata sempre amministrata fino ad ora, non poteva che condannare il Napoli e condannare i due giocatori, così come è avvenuto in prima istanza. Nella seconda istanza, nel Tribunale federale, invece ci siamo trovati davanti ad una serie di perplessità. E questa è chiaramente una sentenza politica, è inutile che ci nascondiamo dietro a un dito. È una sentenza politica che ha trovato alleati Napoli e la Lazio di Lotito, e c'è questa che dovrà essere giudicata e che il suo caso Di Mauri, vedrete, andrà archiviato, come quello del Napoli, perché entrambi hanno fatto un muro contro la vecchia responsabilità oggettiva. Le società di calcio evidentemente non vogliono rischiare più di avere penalizzazioni e soprattutto non vogliono rischiare di perdere dei loro calciatori immobilizzati per un anno, dei capitali abbandonati a se stessi. Tutto questo bisogna dire che è avvenuto non casualmente dopo la rielezione di Abete prima e di Beretta dopo. Sì, non casualmente. Il calcio è passato da una grande crisi che non si riusciva a trovare nessuna soluzione a questo doppio colpo di praticamente di che non risolve niente, ripetendo al loro posto i presidenti che c'erano prima. Senti Giampaolo, Napoli come sta vivendo questa notizia? Con grande entusiasmo? Napoli naturalmente la vive con grande gioia e con grande entusiasmo, è passato a 3 punti dalla Juve e si risente pienamente in corsa. Il calcio purtroppo la deve vivere in una maniera molto diversa, perché questo è un grande passo indietro. Voglio dire, il calcio italiano sta vivendo un periodo dal punto di vista politico spaventosamente arretrato. Eh sì, è già. Tu sei molto tifoso del Napoli? Io? Sì. No, io sono un giornalista e l'ho seguito per tanto tempo il Napoli professionalmente, ma non sono mai stato tifoso. Ah, quindi con un certo distacco. Bene, grazie per il tuo intervento, perché credo che siamo davvero arrivati alla morte, tra virgolette, della giustizia sportiva. A presto Giampaolo, aspetto anche i tuoi libri, soprattutto quello dedicato ai portieri, La solitudine dei numeri uno. Ho detto bene, eh? Sì, La solitudine dei numeri uno. Grazie, grazie. Buonasera Giampaolo Santoro. Ciao, buona serata. Ci ha seguito da Napoli via streaming www.quartarete.tv.